Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi rientro dalle vacanze e subito si riparte alla grande con i video. Ragazzi, sono tornato poche ore fa, sono distrutto. Vi prego di scusarmi se magari mi vedete un po' provato, però sono veramente distrutto. E siccome domani devo andare a lavoro, non so cosa mi succederà, devo perlomeno registrare e buttarmi avanti, quindi andare ad alleggerirmi il lavoro che farò domani, che sarà quello di editing. Ragazzi, non vi dico niente, questo non è un vlog, è giusto un video di assaggio degli aromi, questa volta da Flavor. Ragazzi, voglio accontentare anche chi svapa in Flavor e vi porto quattro gusti che mi hanno sorpreso veramente molto in Flavor. Come vedete, cotone da inizializzare. Iniziamo con la carrellata di aromi. O partirei dal primo, che è il Pulsar della Twisted, per poi passare al Carry Bomb della Supreme, per poi passare, scusate ragazzi, non trovo più il packaging originale perché i miei hanno fatto un po' di spazio, roba, e non riesco più a trovarlo, ma comunque vi metterò una sovraimpressione qua a sinistra, a destra, insomma adesso vedo, poi me la vedo in editing, ma vi faccio vedere il packaging originale del prodotto. Comunque stiamo parlando del Onu by Maori, per poi passare all'ultimo XZT della Motorrad Do It. Allora, andiamo a bagnare il cotone col primo liquido che vi porto oggi, che è il Pulsar della Twisted Flavor, fatto al 60-40, 18%, 3 di nicotina, fatto il 4 luglio. Allora, andiamo a attivare la nostra resistenza, una goccia sulla resistenza. Ok, il nostro cotone sembra bello zuppo. Allora andiamo a vedere questo Pulsar cosa dovrebbe essere. Allora, qua ci dice che è un pizzico di frutta con un mix di gomma, molto semplicemente. Dosaggio, cioè diluizione consigliata, loro consigliano dal 15 al 20%. Io, come vi ho detto, ho scelto una via di mezzo, l'ho fatta al 18, essendo che la base è 60-40. Mi sono fatto i miei calcoli e ho pensato che al 18 andasse bene. Quindi andiamo a svapparlo su Pulsar 80 Watt Wasp Nano, e resistenza da 0,73 a 4,5 volt. Allora, andiamo a chiudere il cap e andiamo ad assaggiare il nostro liquido. Chiudo un po' l'aria. Allora ragazzi, che dire, è una gomma a tutti gli effetti, una gomma direi fruttata, molto fruttata, è un gusto molto buono che non stanca, non è per niente invadente. Io lo consiglio in Flavor anche d'estate, perché comunque è un gusto abbastanza fresco e buono, ricorda veramente una gomma alla frutta, proprio sembra di masticare la cicca. Ragazzi, è veramente veramente buono, quindi non c'è che dire, è veramente fedele alla descrizione. Mi sento di consigliarvelo per tutto l'anno, perché essendo che assomiglia a una gomma, diciamo che non ha un periodo, io lo svaperei tutto l'anno, lo svaperei sempre. Infatti sicuramente ne comprerò ancora, perché sembra veramente, ragazzi, di mangiare una gomma alla frutta, è spalato. Passiamo adesso al Carry Bomb. Andiamo un attimo a vedere adesso, prima di drippare, cosa ci dicono. Qui ci dicono che è praticamente un mix di ciliegie rosse maturate al sole, avvolte da sfumature dolci e fresche. Una svappata dal carattere inconfondibile ed intenso che ricorda le confetture della più classica tradizione italiana. Quindi dovrebbe essere una sorta di marmellata di ciliegie. Comunque il gusto dovrebbe essere quello della ciliegia. Allora, andiamo a seccare il cotone e andiamo a drippare. Purtroppo ragazzi non ho il boccino, ma mi ero già fatto un po' di aroma perché questo l'avevo già provato. Vediamo come è maturato nel tempo. Qua devo stare attento perché altrimenti faccio un macello. Ok ragazzi, siamo pronti. Mettiamo il cap e andiamo ad assaggiare questo Carry Bomb. Allora ragazzi,
Se siete amanti della ciliegia, questo è un must have. È veramente una bomba, non vi stancherete mai, mai di svaparlo. Assomiglia veramente alla ciliegia, è una ciliegia abbastanza fresca. Vediamo un attimo di parlare un attimo tecnicamente di come l'ho fatto. Allora, il 10% su base 60-40 l'ho fatto il 4 luglio al 3 di nicotina. Al 10%, ragazzi, la diluizione secondo me è perfetta per questo liquido. È veramente presente, ma allo stesso tempo non invadente. Ho fatto anche la rima. Non stanca assolutamente, molto molto buono e molto consigliato. Passiamo adesso al Onu della linea Maori. Allora, questo Onu l'ho fatto 70-30, 2 di nicotina al 18% il 30 luglio. Andiamo un attimo a vedere cosa ci dicono. Qua ci dicono che è praticamente un mix di frutta, succoso di pesca e litichi. Non so come si dice, ragazzi, perché non so neanche cosa sono, sinceramente parlando, con l'aggiunta dell'ice. Quindi perfetto per l'estate, anche se comunque sta finendo. Ad ogni modo, comunque si fa per dire, è un gusto estivo, ma si fa per dire, si può svapare sempre. Ovviamente d'estate lo apprezzate di più, perché con l'ice fa contrasto col caldo e ve lo svapate molto più volentieri. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a seccare il cotone e a dripparlo. Procediamo a dripparlo, chiudiamo il cap e procediamo all'assaggio. Allora, ragazzi, questo aroma è veramente ice. Proprio la prima nota che avvertite quando svapate è l'ice. Se non vi piace l'ice, lasciate da parte questo aroma. Dopo l'ice viene la pesca e penso quell'altro frutto, perché oltre alla pesca sento un altro gusto che va ad arrotondare quello della pesca e rende il tutto più rotondo e anche più buono, secondo me. Mi piace un sacco anche questo aroma qua. Non so dirvi, perché non conosco effettivamente il gusto di questi litichi, se è fedele la descrizione, perché appunto il gusto di questi litichi non lo conosco, non li ho mai provati. Quello che vi posso dire è che è veramente buono e molto molto fresco. A me piace veramente tanto, anche se comunque all'ice, anche se è fresco, ci sta, che è una meraviglia. È un gusto veramente spalato che mi sento di consigliarvi. Detto questo, ragazzi, vado a seccare il cotone e vado a passare all'ultimo aroma di oggi. L'ultimo aroma di oggi è l'XZT by Motorhead Do It. Allora, XZT fatto al 3 di nicotina 60-40, fatto il 15% il 3 luglio. Andiamo subito a drippare. Metto il cap. Prima di svapare ci andiamo a leggere, come di consueto, cosa ci dicono. Allora, questo XZT ha una diluizione consigliata al 10% innanzitutto. Poi da descrizione dicono che è un mix tra lime e menta, quindi anche questo è un gusto fresco e consigliato per l'estate. Detto questo, vado a svapare e vi do le mie considerazioni su questo aroma. Allora, lime e menta c'è scritto, lime e menta è. Anche questo è fedele alla descrizione, anche questo lo straconsiglio. Ragazzi, non c'è tanto da dire, perché comunque i gusti sono due, si sentono distintamente il lime e la menta. Secondo me c'è anche un tocco di ice a bocca, però a confronto dell'Onu è meno fresco. E è una cosa secondo me apprezzabile, perché c'è già la menta di mezzo che rende il tutto fresco. Quindi secondo me questo mix è molto ben bilanciato, molto rotondo, e mi sentirei di consigliarlo per tutte le stagioni, perché comunque è un buon mix rotondo. Il lime è lime, la menta è menta, la menta non è troppo invasiva, si sente il giusto, il gusto prevalente appunto non c'è. Non mi sento di dire che c'è un gusto prevalente, perché appunto è un mix talmente rotondo, quando avete il vapore in bocca vi lascia un sapore veramente fresco di lime e menta miscelati in una maniera veramente eccezionale. Ragazzi, non posso fare altro che consigliarvi anche questo, quindi vado adesso a chiudere tutti i tappi e vado a dare un voto a tutti gli aromi che ho recensito oggi. Allora, partiamo dal Pulsar, che andandoci a leggere la descrizione, se uno va a comprarlo leggendo la descrizione non ne rimarrà assolutamente deluso, perché quello c'è scritto e quello è. Sembra di masticare una gomma, ha un mix fruttato.
Il voto che do a questo Pulsar è un 10, ragazzi, perché? Perché mi piace molto, quindi è un parere anche soggettivo. Ma se voi andate ad acquistarlo seguendo appunto la descrizione, usando l'Inflavor come lo sto usando io, fa veramente paura, è veramente buonissimo, secondo me. Ricorda molto la gomma da masticare. Passiamo al prossimo, che è il Carry Bomb della Supreme. E anche questo si prende un bel 10, perché ricorda esattamente quello che dice la descrizione. È veramente un mix eccezionale di ciliegie. Sembra veramente di mangiare una marmellata di ciliegie, ragazzi. È veramente, veramente squisito. Io ve lo consiglio, ragazzi. Se vi piacciono le ciliegie, non fatevelo scappare. Andatevelo subito a comprare o provatelo in qualche modo, perché merita. Quindi 10 secco anche al Carry Bomb. Passiamo all'ONU della linea Maori, ragazzi. A questo do un 9, perché comunque secondo me è buono, è veramente buono, però io l'avrei concepito con un pizzico di ice in meno, perché la nota preponderante quando voi andate a svapare è proprio quella dell'ice, e secondo me va a coprire un po' troppo le note della pesca e del, appunto, litiki. Magari forse la diluizione al 18% forse è eccessiva, ma fatto così secondo me l'ice va a coprire abbastanza la pesca e i litichi. Ad ogni modo, però, il retrogusto che lascia in bocca è veramente piacevole, e ad ogni modo è fresco e non stanca. Quindi un 9 io mi sento di darglielo, e mi sento anche di consigliarvelo. Se riuscite a provarlo, secondo me ne vale la pena. Passiamo adesso all'XZT by Motorhead Do It. Altro aroma che veramente mi ha sorpreso. Questa volta tutti e quattro gli aromi mi hanno veramente sorpreso, non ne scarterei uno. Lime e menta, un mix rotondo perfetto. Sarà che magari è difficile cannare un mix del genere, però è un lime e menta veramente buono. All'interno di questa boccia avete 14 ml, che non sono pochi, e potete diluirlo. Io l'ho fatto al 15, ma è veramente presente, veramente forte. Quindi anche al 10 secondo me può andare bene. Quindi con 14 ml vi fate anche un bel po' di liquido. Quindi a questo XZT un altro 10, ragazzi, perché è veramente bilanciato in modo eccezionale. E essendo che non sono aromi blasonati, che non ho mai sentito, a parte il Carry Bomb, che comunque è della Supreme, che è una marca straconosciuta, il Pulsar, che è della Twisted Flavor, che è un'altra marca molto conosciuta, gli altri due mi hanno veramente sorpreso sotto tutti i punti di vista, perché non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che fossero così buoni e così fatti bene. Ve li consiglio tutti e quattro, ragazzi. Se avete modo di provarli, ne vale veramente la pena. Quindi io, ragazzi, chiudo qua questo video. Iscrivetevi al mio canale se vi possono interessare i miei pareri, le mie opinioni e le recensioni sui prodotti che vado a recensire. Seguitemi sui social, Instagram, Facebook e gruppo Facebook. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, oppure una critica, a patto che sia costruttiva. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto con una svapata. Ciao ragazzi!